Lo Sporting Canavese ci ha messo di fronte in queste settimane, nei format che vi abbiamo presentato via via in questi mesi, appunto sportivi e appassionati di ogni genere. In questo caso abbiamo questa sera con noi un ospite molto particolare, perché l'avete conosciuto tutti tramite il mondo del pallone. Prima da calciatore, poi da allenatore, tra l'altro lo rivedrete a breve sulla panchina della rifondata San Giustese. E quindi il mondo del pallone è parte della sua vita. Ma l'altra parte della sua vita è dedicata sempre a uno sport tanto nobile e conosciuto come quello del ciclismo. In realtà lui, più che fare gare di ciclismo, lui è protagonista di avventure, di esperienze. E l'ultimo che ha vissuto è molto particolare, ma anche ha un significato decisamente speciale. Di chi stiamo parlando? Fabiano Altobello. Buonasera. Buonasera, ciao. Fabiano, appunto, calciatore, ora allenatore, prestato tra virgolette ad altri sport, perché tu sei anche un triatleta, nel senso che fai triathlon, fai corsa, fai in bici, ma in questo caso tu non hai fatto una gara, ma ti sei lanciato in un'avventura speciale, ovvero quella di prendere la bicicletta, partire dal territorio italiano, arrivare prima ad Amsterdam e poi a Bruxelles, 1600 chilometri, che non sono una semplice pedalata, perché c'è un progetto che tu porti avanti e un messaggio importante. Raccontaci di come nasce questa cosa e del messaggio che lanci. Allora, la mia passione per la bici nasce nel momento in cui ho smesso di giocare a calcio. È uno sport che sinceramente non pensavo potesse toccare le mie corde, in realtà invece nel corso del tempo me ne sono innamorato. Okay. Ho imparato a viaggiare in bici, questo non è il primo viaggio che ho affrontato. Certo. Ho affrontato un Torino-Parigi lo scorso anno, un Torino-Roma, e quest'anno però ho voluto dare un significato diverso a questa mia passione. Grazie alla conoscenza con Alessandro Mucci, un triatleta, un ragazzo che ho conosciuto nel corso del tempo, ho legato questo viaggio alla Fondazione ARC per la raccolta dei fondi contro la lotta ai tumori. Alessandro porta avanti questo progetto da 4 anni. Uh-huh. È un progetto che tocca tante persone. Tocca tutti in qualche maniera, perché personalmente mi tocca da vicino, e di conseguenza ho detto: perché non unire la passione, certo, a un qualcosa che non è altro che portare in giro un messaggio, mm-hmm, e nel contempo anche a cercare di raccogliere fondi per la ricerca. Infatti, ricordiamolo, legato a questo viaggio, tu in questo viaggio hai lanciato un messaggio dicendo anche è stato aperto una raccolta fondi che prosegue, tra l'altro. Assolutamente sì, questa raccolta fondi andrà avanti ancora, mi pare una settantina di giorni, perché ha una durata di una novantina di giorni, quindi io, certo, cercherò di mettere contenuti per comunque continuare a sensibilizzare. Poi, oltre alla mia pedalata, al mio viaggio, oggi Ciro e Valentina sono arrivati a Santiago, okay, anche loro hanno un progetto legato sempre pedalando per la ricerca, quindi anche loro hanno fatto questo viaggio di 20 giorni. Si cerca di dare una mano all'AIR, che è il primo ente, la prima fondazione, associazione in Italia che contribuisce alla lotta, certo, contro i tumori finanziando la ricerca. Dona più del 60% dei fondi destinati in Italia alla ricerca provengono da AIR, quindi è un tema molto 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 delicato, molto sensibile e importante. Oltre a questo, io è una cosa che non avevo valutato all'inizio: mi sono arrivati messaggi da conoscenti, da amici, da ex colleghi che si trovano in una situazione di difficoltà legata appunto al cancro, e che hanno dato un valore diverso anche all'impresa sportiva vera e propria. Okay. Nel senso, qualcuno è arrivato a dirmi: tu in questo momento sei le gambe di tantissime persone. Bello. Perché il tuo viaggio dà a noi la possibilità di vedere posti e di immaginare cose che in questo momento non possiamo fare. Bello, e ci dà speranza e forza. E io dico la verità, nel momento in cui mi sono arrivati questi messaggi mi sono emozionato, perché non avevo mai pensato al mio viaggio, anche a legarlo alla ricerca sotto quell'aspetto. Devo dire che è stata una cosa che mi ha dato ancora più forza nei 1621 chilometri affrontati. Senti, raccontaci un po' di questo viaggio, perché è un viaggio che appunto è partito dall'Italia. Sei subito partito deciso, perché hai dovuto fare un pezzo di Alpi. Sì, diciamo che sono partito dormendo, perché volevo dirlo,
perché il viaggio avrebbe dovuto partire da Ivrea, poi in realtà mi sono addormentato sul treno e mi sono svegliato una stazione dopo, quindi anziché Ivrea è partito da Châtillon, quindi ho accorciato un pochettino il... No, perché dovevano essere 1530, ne fate 1530. Sì, vabbè, perché poi Google Maps... sulle avventure di Google Maps che, e quindi è partito in questo modo e diciamo che la partenza è sempre il momento più adrenalinico, certo. Perché il timore di non sapere che cosa ti può succedere, la certezza che in un modo o nell'altro si arriva, ma sulla strada è ancora tutto quanto da scoprire. Certo, perché ricordiamo una cosa, l'abbiamo detto, tu hai detto da solo. Io ho viaggiato assolutamente da solo, sì, ho viaggiato assolutamente da solo, anche all'avventura, perché io ho pianificato la prima tappa, nel senso che essendoci la scalata del San Bernardo il primo giorno, quindi partiamo subito con la tappa regina, avevo prontato l'ostello a Martigny dove dormire, quella era l'unica tappa fissa. Poi da lì in poi c'erano tutta una serie di ipotesi, che però per abitudine... per come nel tempo ho viaggiato, non fisso mai, perché non so mai che cosa può succedere, cioè, per la strada che mi obbliga a fermarmi, oppure mi dà la forza a partire davanti ancora 30 km e quindi io amo viaggiare in questo modo. Ho affrontato assolutamente in solitaria, quindi poi ci sono state 7 tappe principali e 4 piccoli, chiamiamole micro tappe, dovute un pochettino al riposo, un pochettino alla volontà magari di vedere qualche posto, qualche città in più. Visto che ho mantenuto un buon ritmo, sì, perché la prima settimana l'ho fatta più o meno a 160-170 km di media al giorno, e quindi mi sono potuto godere poi 3 tappe in più, perché Utrecht, Anversa e Rotterdam non erano state pianificate, però non dici niente, tra l'altro 3 città comunque un certo belle, importante. L'abitudine nel corso del tempo mi ha insegnato a fare la mia pedalata giornaliera, poi quando il tempo me lo permette, perché arrivo ad un orario decente e quant'altro, farmi i miei 6 o 7 km almeno la sera, perché camminare aiuta a sciogliere le gambe e a ripartire il giorno dopo con la forza necessaria. Quindi, appunto, dicevi, il tuo viaggio è stato bellissimo, nel senso che hai visto posti meravigliosi, eccetera, hai viaggiato da solo, quindi un'avventura continua, e di avventure ne hai vissute anche un po' di particolari. Vuoi raccontare quella, se voglio raccontare quella che a un certo punto addirittura ti sei ritrovato i vigili del fuoco, sì, in camera? Sì, sì, ne sono successe 2 o 3 particolari. Una è questa dei vigili del fuoco a Berna. E beh, lì c'è già stato un momento un pochettino particolare, perché io in realtà avevo prenotato un albergo, mi è arrivata la conferma di prenotazione su un altro, c'è stato un errore con Booking, mi ha costretto a fare chilometri. Vabbè, comunque arrivo in questo albergo alle 9:30, 10 di sera passate, entro in camera, mi danno questa camera in soffitta, oltretutto Svizzera da evitare perché costa come la morte, vabbè, lasciamo perdere. Comunque mi ritrovo in camera, mi svesto, metto la divisa a mollo perché la volevo sciacquare e accendo la doccia, no? Quindi, per far scorrere un pochettino l'acqua. Ma 1 minuto e mezzo e inizia a suonare l'allarme antincendio. Io dico, che è successo? Vedo l'allarme che suona, vabbè, si spegnerà, no? Quindi mi metto l'asciugamano intorno, ma tempo 30 secondi, neanche un minuto, mi arrivano 2 donne in camera bussando. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Spaventate, perché io ero comunque con l'asciugamano addosso. E non lo so, c'è l'acqua, è partito l'allarme antincendio perché il sensore era sopra la porta del bagno. Di conseguenza, un minuto, un po' di vapore, è partito. E dopo neanche 3 minuti, efficienza svizzera, mi sono ritrovato i pompieri in camera a chiedermi che cosa fosse successo. Io gli ho spiegato, poi loro hanno disattivato il tutto, mi sono potuto poi fare la doccia fredda perché avevo paura che suonasse di nuovo l'allarme. Quindi questa è stata una prima avventura. Un'altra, ma qui è stata la provvidenza, è dopo i 195 km tra Heidelberg e Coblenza, anche qui convinto di aver prenotato un albergo in centro a Coblenza, in realtà mi accorgo di aver prenotato questa camera in centro a Coblenza, ma in un sobborgo industriale di Coblenza. Quindi io mi ritrovo in una zona industriale, in mezzo solo ad acciaierie,
quel giorno avevo mangiato, dopo 190 km, credo due banane e due pesche, avevo una fame, mi sarei mangiato la bici e non trovo assolutamente nulla a quell'ora. Trovo un distributore di servizio dal quale riesco a comprare una birra, perché almeno ho detto, no, una birra me la concedo la sera, e dei biscotti. Poi mentre mi avvicino verso la stanza dove dovevo dormire, trovo un giardino con due lucine, un piccolo cartello, dei ragazzi seduti che bevevano una birra, ho detto, è tutto chiuso, ma io ci provo. Mi avvicino, provo a chiedere, questi si mettono a ridere in tedesco, poi mi dicono di chiedere nello stanzino, esce fuori una signora, inizia a dire, no, non ho capito che cosa dicesse, e io ho iniziato a imprecare in italiano, perché ho detto, adesso come faccio? Adesso muoio senza mangiare. Questa mi guarda e mi fa, sei italiano? sì, e gli ho detto, guardi, arrivo da Aire, ho fatto 190 km, ero convinto di essere in centro a Coblenza, sono in un sobborgo industriale, ho detto, se non mangio muoio. E questa signora è una napoletana dolcissima, è stata veramente la provvidenza, mi ha detto, se vuoi ti posso fare un piatto di spaghetti aglio e olio. La salvezza. Ecco il famoso spaghetti aglio e olio. La salvezza. Mi ha fatto mezzo chilo di pasta aglio e olio, oltretutto buonissima la signora Stella, che saluto, e due birre, un po' di formaggio, un po' di olive, un po' di pane, ho salvato la giornata, perché se no non sapevo come avrei fatto, veramente. Beh, queste sono le cose anche belle di queste avventure, perché si conoscono persone straordinarie. Tra l'altro, prima delle telecamere spente, raccontavi che nel tuo viaggio hai avuto la fortuna, perché secondo me è sempre bello, è una gran fortuna condividere delle passioni con persone che non conosci, che poi diventano chi amici o chi semplici conoscenti, ma comunque hai avuto anche l'opportunità di pedalare con persone di altri paesi europei che hai incrociato così quasi per caso. Sì, assolutamente sì. Allora, c'è da dire una cosa, che il turismo, il cicloturismo in Europa è molto, molto più sviluppato che non da noi, anche se anche da noi sta prendendo piede. Questo perché? Perché le infrastrutture e il rispetto che si ha nei confronti dei ciclisti è di un altro pianeta, cosa che noi non possiamo neanche immaginare. Io, il tratto più pericoloso che ho fatto è stato quello che è andato da Châtillon a Gran San Bernardo. Ah. Il resto l'ho fatto praticamente tutto su ciclabili, su strade secondarie, con un rispetto nei confronti del ciclista altissimo. Okay. Le macchine ti si fermano dietro, non rischi, tranne in Belgio, che sono molto simili a noi, nonostante abbiano le ciclabili, però infrastrutture ben segnalate, in sicurezza, sempre divise dalla strada principale, quindi è una cosa che sicuramente agevola il turismo in bicicletta. Ho incontrato diverse persone con cui, con qualcuno, ho fatto tappe intere, con altri ho fatto piccoli pezzi di strada. Nello specifico ho incontrato questi tre ragazzi che saluto, che sono Daniel, Patrick e Keen, sono tre musicisti irlandesi della zona di Cork e di Galway, perché Daniel è di Galway, e con cui abbiamo fatto quasi tutta la tappa da Strasburgo ad Heidelberg. Poi loro a un certo punto hanno deviato, perché io sono andato ad Heidelberg, loro sono andati dall'altra parte, poi ci siamo risentiti e ci siamo rincrociati ancora per un breve tratto, e sì, diciamo che è uno dei lati belli del pedalare. Ho fatto altri tratti di strada con un ragazzo spagnolo, con un ragazzo francese, con un olandese, quindi è una delle cose belle. Poi viaggiare in questo modo significa fermarsi a volte in ostelli in cui è comunque molto di conoscere qualcuno che in un modo o che in un altro fa avventure magari simili alle tue, quindi è sicuramente un modo molto formativo e in cui riscopri il piacere delle relazioni. Questo sì. C'è un perché hai scelto questo tratto? Era una questione legata a un luogo o di posti che volevi vedere in particolare, o è stato così, ok, Mi invento un viaggio senza pensarci più di tanto? Cioè. Allora, da quando ho scoperto l'amore per viaggiare in bici, in realtà le tratte che vorrei fare sono tante, sono tantissime. È normale che viaggiare in bici porta via tempo, porta comunque via pianificazione, e devo considerare comunque io ho una moglie, due figli, infatti un lavoro, è tutta una serie di situazioni per cui non sempre è così facile. Cioè. Avevo voglia di pedalare in Olanda,
questo sì, perché ho sentito altri ragazzi che lo hanno fatto e mi hanno detto di questo piacere di pedalare in un territorio che è proprio votato per la bici. Conosciuto. In Olanda ci sono quasi 2 bici pro capite. Sì, sì. Ad Utrecht ho trovato il parcheggio di bici più grandi del mondo, 5 piani, 14.500 bici. Ad Amsterdam, sotto la stazione centrale, parcheggio sotterraneo, sotto l'acqua, 9.500 bici. Qualcosa che da noi è inimmaginabile. In Olanda attraversi il territorio, ti avvicini alle stazioni e anziché il parcheggio per le auto, trovi il parcheggio per le biciclette. Una cosa impensabile, sì, sì. Proprio impensabile. E il Torino-Amsterdam è nato un pochettino così. L'alternativa quest'anno sarebbe stata dal sud, quindi da Dover fino a Turso, quindi al nord della Gran Bretagna. Okay. L'ho un pochettino scartato perché non sono ancora così tanto pronto a prendere tutta questa in bici, anche se quest'anno le prime tappe, devo dire la verità, hai iniziato a farti un po' di fondo, io non avevo mai pedalato sotto l'acqua, nel senso che in 5-6 anni che ho iniziato ad andare in bici non mi era mai successo di pedalare sotto l'acqua, sembra impossibile, però è così. Però le prime 3 tappe mi hanno messo a prova e ne ho presa tante. Direi che veramente basta. La benedizione dei ciclisti. Esatto. Punto, tu hai accennato famiglia, quanto è stato importante comunque anche l'appoggio, anche se è distante, perché non c'è te, ma quanto è importante anche avere una famiglia che condivide, che comunque capisce cosa c'è dietro a una passione, a un progetto, poi in questo caso un progetto talmente importante che è quello di sensibilizzare la gente e dare una mano a chi dà una grandissima mano a tutti noi. Beh, no, non è facile farlo accettare, devo dire la verità, che mia moglie da questo punto di vista è un po' una santa, anche perché io sono uno che fa un miliardo di cose, oltre al ciclismo. Calciatore, allenatore, io ho 30 anni che sono su campi da calcio, sì. Su cosa significa... Le mogli dei calciatori, degli sportivi sono delle sante. E quindi devo dire che non è mai così semplice farlo digerire. Solitamente il compromesso è che moglie e figli mi raggiungono a destinazione per passare poi qualche giorno insieme. Quest'anno non è stato possibile per motivi vari, quindi quest'anno è stato un pochettino più difficile farlo digerire, però poi alla fine mi sono stati sempre vicino. Mia figlia non vede l'ora di poter fare, anche se piccolina, un mini viaggio con me in bici. Mi auguro che anche lei riesca ad assorbire, ma anche Leonardo, anche più piccolo, oltre a Chloe, ad assorbire un pochettino questo piacere di viaggiare in questo modo. Perché viviamo in un tempo in cui veramente creare relazioni e confrontarsi realmente, certo, con le persone non è così scontato, perché a 45 anni riscopro quanto sia bello pernottare in un ostello, che sembra assurdo, ma vivere in quell'ambiente, no, di comfort totale, ma in cui devi rispettare lo spazio di qualcun altro e condividere la camera, condividere determinati aspetti con qualcun altro, è un qualcosa che ti riporta un pochettino alla realtà. Ed è un qualcosa che mi auguro che i miei figli poi nel corso del tempo riescano in un modo o nell'altro a sviluppare. Ricordiamo, Fabiano, che arriviamo da anni molto difficili, dove purtroppo siamo stati per tanti motivi costretti a stare distanti, e con questa distanza oggi non è così facile di nuovo ricolmarla e tornare a essere quelli che eravamo prima. Poi è vero che noi italiani siamo un po' più cacciaroni, però in realtà forse proprio per quello abbiamo subito forse un impatto talmente grande che oggi abbiamo ancora qualche difficoltà, però è bello quello che dici tu, il fatto di ritrovare questa voglia e di trasmettere anche ai tuoi figli, e che se loro effettivamente già ti esprimono questa volontà, è bello. Senti, arriviamo alla fine di questa chiacchierata, ancora 2 cose. La prima, qual è il prossimo viaggio che ti studierai se ce l'hai già in testa? Mi hai detto che ne hai tanti. Naturalmente tua moglie in questo momento non deve sentire, quindi... Beh, io ripeto, il viaggio, la traversata dell'Inghilterra, sì, da sud a nord, mi piacerebbe fare Santiago, mi piacerebbe fare il Portogallo, bellissimo, e mi piacerebbe tantissimo fare Praga-Budapest, mi piacerebbe
anche se è più complicato perché è da gestire in un periodo diverso dell'anno, fare il giro di Creta. Ah, okay. È molto faticoso perché su e giù, sì, su e sì. giù, ma da fare in un periodo diverso perché ad agosto non è proponibile. Perché ti cucinano praticamente roba per sì, mi piacerebbe fare la costa della Jugoslavia, arrivare fin giù in Albania e questo per rimanere in Europa. Poi prima o poi, quando avrò veramente più tempo, mi piacerebbe viaggiare un pochettino in Sud America, quello, però lì ci vuole molta più esperienza di quella maturata fino adesso perché... E forse secondo me è un po' più complicato riuscire anche a trovare i posti anche per dormire. Non lo so, perché parlo con persone che lo fanno e per certi aspetti c'è un'abitudine all'ospitalità diversa. Okay, certo. E certo è molto più difficile da organizzare. Esatto. E, immagino molto più difficile da gestire un imprevisto, perché io ringrazio Dio, fino adesso nei miei viaggi non ho ancora avuto imprevisti, sia l'anno scorso sia quest'anno non ho bucato, non sembra, ma 3.000 e più chilometri in due anni non ho bucato, quindi fa carico com'ero. E, però se ti succede qualcosa in una strada d'Europa, in un modo o nell'altro comunichi, sì. E sei all'interno delle cittadine, quindi in un modo o nell'altro lo risolvi, sperduto in... Sì, sì. In Sud America magari non saprei come fa, non lo so. Poi... Sì, è un po' complicato, però mai dire. Però prima o poi lo farò, magari quando sarò in pensione, se avrò ancora le forze di fare questo tipo di viaggi. Ma guarda, uno si allena così tanto che la forza non si trova. Poi siamo giovani, sei giovane, siamo giovani, soprattutto dentro, perché un po' anagraficamente stiamo diventando più grandi, maturiamo, no? Però è vero che ci sono tanti che arrivano all'età pensionabile. E poi si imbarcano in queste belle avventure perché hanno la preparazione, hanno anche l'esperienza, anche la testa, la maturazione. Sai, alla fine sicuramente una componente atletica c'è, certo, nel senso che un'abitudine alla fatica c'è. L'hai sempre avuta. Però io penso che sia molto più una cosa mentale, per sì. certi aspetti. Pedalare, ti dico, il terzo giorno ti verrà sempre male al sedere, perché 8 ore in sella sono 8 ore in sella. E bisogna riuscire ad andare oltre, no? Eh sì. Perché se il primo dolorino significa mi fermo, prendi il treno, torni e fai San Benigno, Castelnuovo, Don Bosco, no? Se vuoi fare qualcosa di diverso devi sapere che magari un pochettino devi anche essere in grado di soffrire, nel senso, beh, è così, è giusto. E l'ultima cosa invece, ricordiamo ancora che la raccolta fondi prosegue, che chi vuole anche scoprire, perché si può scoprire quello che hai fatto, c'è il tuo profilo social, certo, dove tra l'altro anche la possibilità di entrare nel sito dove c'è tutta la storia, dove c'è scritto anche come fare per donare, per dare una mano. Assolutamente. Quindi ricordiamo che appunto, visto che durerà ancora, mi dicevi, una settantina di giorni, tu continuerai a alimentare, perché tanto di racconti mi sa che ne avrai da... Racconti, video, foto, poi in bici, ritorno in bici in questi giorni, quindi continuare ad alimentare la macchina social non costa veramente nulla, così come... E come ti dicevo in chiacchierata quando ci siamo sentiti, io alla fine è una bellissima avventura, nel senso che non posso nascondere che sia un'avventura che mi ha fatto conoscere posti meravigliosi, vivere sensazioni, emozioni fantastiche, ma come ho sempre detto a te, io ho pedalato, sì, sì. Io ho fatto qualcosa che amo, che comunque avrei fatto, sì, sì. Legandolo o meno alla raccolta fondi. Chi fa veramente la differenza non è chi ha pedalato. Chi fa veramente la differenza è chi riesce ad andare oltre a quel momento per cui che bella impresa, il like, il commentino, ma poi la donazione, chiamiamola così, 5 euro, non è che uno deve fare gesti eclatanti. Certo. Sì, poi la faccio. Ecco, ho fatto girare tantissimo questo messaggio da tutte le persone che conosco, quindi... Ne ha raggiunte veramente tante. E ne raggiungerà altre. Se tutti quanti avessero rinunciato ad un caffè, si sarebbe raggiunto ancora molto più di quanto non si è raggiunto oggi, che comunque è già una bella somma per un qualcosa che, ripeto, è stata organizzata all'ultimo, perché io non l'ho preparata nel corso dell'anno, l'ho preparata poco prima di partire, questa, chiamiamola, questo gemellaggio con l'AIRC, no? E quindi veramente la vera differenza lo fa quel momento lì in cui uno legge
capisce che qualcuno si è impegnato in qualcosa, non ha fatto qualcosa di eclatante, certo, e dice, ma sai cosa, la differenza la faccio io, la differenza la faccio io aiutando, perché aiutare la ricerca è veramente investire su se stessi per un domani, perché è bruttissimo e crudo a dirlo, oggi non mi tocca, domani mattina non lo posso sapere. Giusto. Quindi oggi c'è qualcuno che è appeso alla speranza che noi diamo una mano, e domani magari saremo appesi noi alla speranza che qualcuno dia una mano a noi. Quindi donate, 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 perché facciamo veramente la differenza in quel modo. Fabiano, grazie mille, ci hai raccontato uno splendido viaggio, ci hai dato un messaggio importante, ci hai fatto anche riflettere, e penso che rifletteranno intanto. Grazie anche alle tue parole. Naturalmente ti aspettiamo, sicuramente ci vedremo per queste calcistiche. Però al di là di questo ci piacerebbe riaverti poi con noi più avanti per una nuova avventura, e chissà che al di là che possa essere l'ARC o che sia una nuova sponsorizzazione, chiamiamola così, per qualcosa di sociale importante. C'è sempre bisogno di aiutare. Fabiano, grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Alla prossima. Ci vediamo presto. Ciao. Grazie.